Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, tanto per incominciare, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene ragazzi, io sono appena entrato all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove il Pisa ha perso per 2-1 contro un Lecco che non ha detto praticamente niente in tutta la partita. Va bene, detto questo, io comincio a essere stufo. Non so voi, ma io comincio a essere stufo. Di questa situazione è semplicemente imbarazzante. Uno che scende in campo con una formazione con dentro Vignato, quando io, quant'è che vi dico che questo giocatore non c'è, Moreo, e me lo metti come punta, va bene, e poi Barberis, dove vogliamo andare? Da nessuna parte. Non si è fatto altro che fare traversoni per chi? Ma per chi? Che quelli erano alti 1,90 m. Ma per chi? Per Moreo? Ma per chi? Ma cosa c'ha nella testa? Ma cosa c'ha questo allenatore nella testa? Allora, qui si salva in questa partita sicuramente Bene Steves, ottimo Tramoni, Lisandro ottimo, 7, tranquillo. Bene Beruatto, anche Beruatto ha fatto una bella partita. Piccinini, Arena quando è entrato ha fatto vedere qualcosa. Poi il resto, cioè, le verbe bene fino a che hanno preso la munizione, costretto a prendere la munizione grazie all'errore di Barberis. Cioè, questa è la situazione, cioè Canestrelli, bene. Cioè, quelli che non corrono sono Vignato che prende la palla, cioè praticamente un rigore in movimento e la butta su Nettuno, non lo so, Giove. Vedete voi, siete che gli stava antipatico il tabellone nuovo e quindi di conseguenza va, ci tiro la pallonata, magari si rompe. Un rigore in movimento. Vignato. Che io quante volte l'ho detto, ma anche la volta scorsa ho detto. Poi qualcuno sotto con me, va bene, lasciamo perdere, d'accordo. Si vede che evidentemente io vedo una partita e qualcuno ne vede un'altra. Perché questo è il discorso. Barberis in campo cosa ci stava a fare stasera? Cosa ci stava a fare Barberis in campo? Vignato? Cosa ci stava a fare? Moreo? Cosa ci stava a fare? Non so, si vede che l'allenatore vede altre cose, non lo so, vede altri lidi, nuovi orizzonti, spiagge. C'era una canzone una volta, no? Spiagge. Vabbè. Questo è il discorso. Poi dite a me che io non ho ragione. Vabbè, per carità, ci mancherebbe altro. E poi per non parlare di sostituzione. Cioè, Tore Grossa mettilo prima. Cioè, Calabresi, non lo so, cioè, fammi capire, ma cosa dobbiamo fare? E poi non esce ancora, la press conference, non esce ancora. Sì, aspettavo quello, ma non esce, vabbè, non importa. La commento domani, siamo agli altri in trasmissione. Poi che dire, Calabresi bene quando è entrato, veramente bene. Nagy non mi è piaciuto niente, bene Calabresi che l'ha fatta da padrona con Esteves, insomma bene. Quelli che, allora, 4 a Vignato, 4 a Vignato, 4,5 a Moreo, Barberis 4,5. Questa è la pagella e non me lo leva dalla testa nessuno, commentate pure, perché io, per carità, cioè nel senso, giusto, commentate e ditemi, insomma, non si dà continuità al gioco perché l'allenatore si inventa le squadre, perché questo è il discorso, l'allenatore si inventa le squadre. Hai comprato fra Morea e McLar, ci sono 5 milioni in ballo, 5 milioni di euro. Ma stiamo scherzando?
sei senza una punta, senza niente. Traversoni a chi, a cosa. Ha fatto una discesa. Lisandro ha segnato. Cioè vuol dire che devi giocare col pallone a terra, no? No, Traversoni. Traversoni, continui. Roba da matti. Agli ultimi due minuti di recupero mi togli quel morto di Barberis, quel morto di Barberis, e mi metti dentro, e mi metti dentro Veloso. Fallo prima il cambio, no? Ma fallo, ma cosa aspetti? Ma cosa aspetti? Sei imbarazzante, semplicemente imbarazzante. Semplicemente imbarazzante. Poi ognuno la può pensare come vuole, eh. Ci mancherebbe altro, dite, scrivetemi, non ci sono problemi. Un'arena Garibaldi deserta. Io non penso nemmeno in Serie C. Deserta. Un'arena Garibaldi deserta. Poi al di là del tempo, va bene. Per carità di Dio, ma quando il Pisa... L'arena Garibaldi era piena anche con l'acqua. Quindi, non lo so. Dove vogliamo andare? Aumentiamo i biglietti. Ma aumenta biglietti. Per l'amor di Dio. Aumenta biglietti. La press conference non esce. Sono le 10:15 in questo momento. La press conference non esce. Io non so, stasera faccio ora. Faccio una live con Matteo, perché il video lo mando subito dopo, perché non c'ho più il tempo. Terzo tempo. Io mi auguro, spero che siate in tanti, numerosi, e che partecipiate alla trasmissione, insomma, alla trasmissione, alla quello che andiamo a commentare adesso, subito. Io non ho più parole, prendi gol agli ultimi minuti, sia contro Cittadella, e oggi ti è costata la partita, perché eri 1-1, quindi ti è costata la partita, ti è costato il punticino. Il punticino ti è costato. O te impari a mettere dentro i personaggi giusti, i giocatori giusti, o te qua non ci levi le gambe. Te qua non ci levi le gambe. Io già un po' che lo dico, ma ora siamo alla decima, ora l'hai giocata, hai giocato anche il recupero. Così dice, ma abbiamo il recupero, vedrai che ora abbiamo giocato anche quello e l'hai perso. Ora vai a giocare contro il Venezia, non lo so, poi c'è il Como in casa. Poi c'è lo stop, e allora allo stop si riprende, si recupera, i ragazzi ricrescono, lo vedo No, te devi mettere quelli che sono bravi, il resto sta in panchina. Anzi, se te ne liberi è meglio. Capito? I ragazzi vanno in campo chi gioca, il resto lo tieni in panchina bello bello, tienilo lì, vai, che è meglio. Metti dentro Torre Grossa un tempo, metti dietro, cioè... Voglio dire, metti dentro, giocati la carta Veloso, giocati la carta Torre Grossa. Cioè, ne hai, non è che non ne hai. No. Stiamo in campo con Barberis, stiamo a stare con Barberis e con Moreo che fa un difensore aggiunto. Ma non lo so cosa fa io quello. Io non ho capito ancora cosa fa. E la punta chi la fa? Ma chi la fa? Il difensore, Canestrelli fa la punta. Ma come si... Io non lo so più, guarda, come si ragiona, non lo so più, non ho più parole, sono veramente nauseato da questa situazione, nauseato, e pensare che ci sono giocatori, non lo so, ma non si può andare avanti in questa maniera, cioè si facciamo risuscitare i morti, noi facciamo risuscitare i morti. Vabbè, siamo in tema di Halloween, quindi giustamente, quale occasione migliore, no? Quale occasione migliore? Questa, perché siamo vicini a Halloween e quindi festeggiamo, no? Allora festeggiamo Halloween. Semplicemente imbarazzante. Aquilani, datti una registrata, Aquilani. Da retta, va. Da retta, che forse è meglio, Aquilani. Datti una registrata, perché ora è l'ora, su 10 partite, ora è l'ora che tu ti dia una registrata. Registrati, datti una registrata, registro di vite, eh? Facciamo girare le rotelle del cervello, che forse è meglio, io
mi hanno detto gli amici, ero allo stadio, mi hanno detto gli amici che anche, anche commentatori da zona, io ero allo stadio quando ha levato Barberis, l'ultimo ha messo Veloso, cioè voglio dire, è venuto giù il mondo, cioè datti una regolata, datti una registrata, perché guarda te e chi ti sta appresso. Bene, io con questo la chiudo perché non voglio, basta così, mi raccomando, commentate perché, cioè, se vedete qualcosa di diverso, insomma, giusto che sia così, commentate. Vi ricordo la trasmissione domani, noi siamo nerazzurri. Che vi devo dire? Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.